La berretti amaranto di Elvis Abruscato interrompe il digiuno di vittoria e batte nettamente alla nave di Castiglion Fiorentino il Pontedera. La gara si sblocca al quarto d'ora, Rampelli sfonda sulla destra per poi crossare teso in mezzo, Salvestroni arriva spaccata e trova l'angolo alla destra di Letizia, 1-0. Gli Amaranto chiudono subito il discorso nel finale di tempo, al 40° Rampelli trasforma dal dischetto un calcio di rigore mandando alla destra del portiere Letizia. Nel recupero gloria anche per Odigwe che se ne va da solo, entra in area dalla destra per poi scavalcare Letizia con un morbido pallonetto. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per l'Arezzo. Nella ripresa gli Amaranto calano il poker a 4 dalla fine, Caselli si invola e segna il gol del 4-0. Prima del fischio finale, gol del Pontedera con Pacini che trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo commesso nel corso di una mischia. Finisce 4-1 per l'Arezzo. Elvis, quest'oggi una vittoria rotonda, 4-1, finalmente l'Arezzo che torna anche a vincere e a convincere. Sì, il risultato è sempre una conseguenza di un periodo nel quale ho chiesto alla squadra una crescita, e nel processo di crescita ci sono assolutamente dei momenti di difficoltà. E questo era preventivato che fosse stato, che sarebbe stato un periodo difficile, un po' per biologicamente i ragazzi hanno spinto all'inizio e c'erano un po' di fatiche, c'erano giocatori che hanno giocato di più, quindi c'è stato un ricambio. Oggi la squadra è tutta al completo, è pronta, chi entra riesce a dare un qualcosa in più alla partita, quindi sono soddisfatto della crescita, a prescindere dal risultato abbondante sono soddisfatto dell'applicazione dei ragazzi dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico. Ecco, rimanendo sempre in fatto di crescita, noi ricordiamo che i Berretti potrebbero arrivare in prima squadra. Che punto, punto è il livello proprio di crescita personale dei ragazzi per cercare poi di farli sortire magari anche in prima squadra entro fine anno? Io penso che da gennaio in poi già c'è comunque una collaborazione con la prima squadra ottima. Sono ragazzi che vanno spesso e hanno la possibilità di confrontarsi con i ritmi della prima squadra, e parlando anche con mister Sottile comunque c'è soddisfazione da parte anche del mister nel vedere i ragazzi che comunque riescono a starci, che sono pronti. Oggi il nostro lavoro è quello di costruire una mentalità, di costruire un giocatore in grado di tenere quei ritmi, quelle pressioni e sostenere allenamenti insomma diversi, che però noi cerchiamo di adeguarci assolutamente, e oggi spero con tutto il mio cuore che almeno 2-3 ragazzi per fine anno possano esordire, e la mia più grande soddisfazione è questa, a prescindere dal campionato.